Metteteci enfasi. Mi soffermo un attimo perché forse non si era capito. Con questo action figures si forma lui. Mi stavano abbandonando qui, li odio. Ciao amici, oggi è una giornata strepitosa. Come potete vedere sto facendo un sacco di esperimenti e sono nelle vesti del piccolo chimico. No, in realtà piove e avevo freddo, quindi mi sono presa l'ombrello trasparente e il kiwi per non prendere l'aria e la pioggia. Ma l'acqua mi è già entrata nelle scarpe. Comunque, oggi sarà tipo la giornata più bella del mondo intero e di qualsiasi cosa, perché siamo nel quartiere mio preferito. Quindi oggi vi insegnerò poco in questo video. Anzi, vi insegnerò una bella cosa, cioè come vincere 1 milione di premi con i soldi, vabbè, dettagli. Saremo fortissimi, vi farò vedere tutto quello che vincerò. Beva. E ci vediamo dopo quando arriviamo. Ho dimenticato. Ciao amore. Sono un condottiero oggi. Vai condottiero. Avevo spento la videocamera, ma ha tirato un'ombrellata per dirmi: non mi hai ripreso. Scusa amore. Vedete questo piccolissimo palazzo? Surin, non puoi esserci in tutte le mie panoramiche. Vabbè, questo palazzo con Surin vestito da Pikachu è il negozio di elettronica più grande del mondo e vorrei ben vedere. È tipo 72 piani e non so per quanto vista la circonferenza. Dimmi, perché mi hai chiamato? Cosa devi farmi vedere? Oggi hanno deciso di rompermi le balle tutto il giorno. Vabbè, ti voglio bene. Sasha, Surri non mi dà una dimostrazione. Mi fai vedere come suona il piano? Vai. Sasha, non stai suonando. Tu mettici la musica sotto. La 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 la. Dun dun dun. Mentre editi. Ah, ok. Metteteci enfasi. Che bello. C'è la musica. Shh, la metto io in post produzione. Ti amo. E c'è anche Buzz. E c'è anche Lori. Ma cosa? Ho un problema, raga. Cioè, io provo a metterlo giù. Non si stacca dalla mia mano. Ci sto provando. Papà, come sempre, ci ha spiegato che tutte queste maschere che vedete, che voi pensate che siano wow, cattivissime, in realtà sono buonissime e proteggono il posto. Avete visto che roba? E lui? Quelli che lavorano dentro che non mi sembrano molto giapponesi. Vero Woody? Andiamo al museo dei giocattoli di Tokyo. È in Giappone. E qui, come l'altra volta, ci mangiamo fantastico. Fantastico. È mezz'ora che ti aspettiamo. Ora papà è venuto a cercarti? Abbiamo perso papà, ha entrato gli altri però. Io e Woody siamo sotto la pioggia. Siamo andati nella prima sala giochi ma era schifosissima e quindi abbiamo deciso di cambiare. Poi volevo riprendere dove sono andati a vedere le action figure, ma mi ha detto no camera e quindi niente. Seconda sala giochi. C'è Milta anche qui. Mi sono incastrata nella sala giochi con l'ombrello perché mi sono dimenticata di chiuderlo. Per colpa vostra. Potevate avvisarmi che sono entrata con un ombrello? E qui rischiamo di cadere ogni 4 secondi, piove troppo. Ecco uno che già butta i suoi soldi cercando di prendere questa cosa. Portiamogli fortuna. Vai Lore. Vai. Non ti abbiamo portato fortuna. Ora andiamo qui. Sega. E a rigor di logica dovrebbe essere molto migliore. Vediamo. Cosa stai facendo? Spiegami cosa stai facendo. Tra l'altro non ha focus come sei sexy. Asciuga veramente l'ombrello. LOL.
Qui possiamo ammirare un esemplare di Stefano che cerca di prendere. Sto pensando. Che cosa pensi? Ah, deve praticamente. Vedete come funzionano questi artigli? Sono soltanto. Ah, io mi uccido. Due ganci. E lui deve riuscire a postarlo e farlo cadere nel buco. E adesso lo sta muovendo. Solo che non puoi muoverlo come. Ma Savi, sei una ladra di telefono! Non puoi muoverlo come gli artigli normali quante volte vuoi. Puoi muoverlo una volta dritto o indietro e una volta destra sinistra. E niente, a parte. E qua invece un papà che sta cercando di prendere una statuetta di Star Wars. Action figure. Qui puoi lasciare il tuo messaggio. Prendiamo il bigliettino, la penna e scriviamo From Italy Sasha I love you. Firmato, baci, baci, Sabri, baci, baci. Non c'è lo scotch per appenderlo. Vabbè, sono ACAB. Mi tolgo un pezzo da qua e lo attacco sopra. Eccolo qui, From Italy, Sasha, I love you. Quanto posso essere carina? E c'è anche Woody, eh? Ehi, Woody, guarda! Saluta, antipatico. La mossa di un millimetro, forse ora ce la può fare. Vediamo, mettiamoci qua. Vai, Ste, spacca tutto! Hai vinto, per forza. È andata? Goku! Direi di no. Oh, come hai fatto? Allora hai rubato il premio. Oddio, quanto può essere carino il sushi. Invece questo qui è un altro tipo di gioco, vedete? Aspettate che zoom un po'. Vedete? Il gancio stavolta deve riuscire a incastrarsi qua e a farlo smuovere. Ovviamente non è facile perché quasi ovviamente è incastrato dentro, però Sasha quasi vince il nigiri. Vai Sasha, siamo con te! Sei ubriaco? No, ho provato a fare un'altra cosa. Ah, la tecnica segreta. La giapponesina ci ha spiegato come si fa questo gioco. È la stessa cosa. Vediamo ora se siamo fortissimi, eh. Quasi ce la fai, quasi ce la fai. Ti prego, prendiamo un Eevee. Ma l'ho appena preso. Come? Ma quanto sei forte! Visto che è troppo forte, ho chiesto a Sasha di prendermi quello che mi piace tantissimo, la borsetta del sushi. Ti prego, prendimela. Ti prego, provaci. Cosa ti avevo detto? Oh mio Dio, non ho fatto il tempo a prenderlo. Guardate cosa c'è lì. Al volo. Oh mio Dio, sei il mio papino perfetto. Ormai ci stiamo baciando tantissimo grazie a questi. Mi piace la borsetta grazie. Mi ha vinto anche il vasetto. Potete vedere 6 esemplari di testa di Mew e tutti e 6 andremo a casa con la testa di Mew, ve lo assicuro. Garantito. E poi io voglio anche questo gattino bellissimo e questa palla bellissima. Alla prima monetina, alla prima monetina, quanto è bello. E io direi di lasciare un ricordo anche qui. Cos'è che ti mette a disegnare? Sta appiccicando qualcosa qua, che tutti hanno scritto qualcosa in lingue stranissime. Di cosa sto scrivendo? Non guardare. I love my 460k e l'infinito. Pensavo, le mie polpette. Io pensavo che scrivessi me. Ho già fatto negli altri due sacchi giochi, Sasha. E lo appiccico qua, perché loro sono importantissimi. E per essere ancora più importanti, lo scotch a tutto. Lo scotch. Ora potete dire di essere stati anche a Tokyo, vero Woody? Io necessito di quell'Agumon per vivere. E ti prego papà, prendimelo. Vi ricordate quel gattino che ho detto che mi piaceva tanto 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 e che volevo tanto tanto tanto? Non tu Surri, lui è riuscito a vincerlo. E in tutto questo al primo tentativo, primo come me la palla. Amore, sto facendo una clip. Allora, prima di chiudere il video volevo farvi vedere un acquisto importantissimo che ho fatto. Intanto vi faccio vedere come sto cercando di sistemare un po' di pupazzi nella valigia e sarà difficile portare a casa tutto. Sì,
avrò dei problemi. Ma quello che voglio farvi vedere io è questo. Allora, ho comprato la Shudi nella valigia. Ho comprato questa, che volevo da tanto tempo, che è una Polaroid con praticamente un po' di pola da fare. Prendi quelle normali bianche, quello con Topolino per prendere il focus devo fare così, quello con gli orsettini, quello con Winnie Pooh e anche l'album dove conservare tutte le Polaroid con le varie scritte. Perché? Perché adesso ogni volta che farò una cosa importante, importante, importante verrà messa nel mio album, sarà una cosa che diverrà veramente importantissima e questa cosa me la porterò sempre dietro. Non mi resta altro che mandarvi un bacione gigante e ci vediamo domani con il prossimo video. Non avevo dubbi che ti stessi scaccolando. Ciao. Oh.